cerca l'uno contro uno su Flamini, le finte di Marchionni, riesce ad andare via, ancora Marchionni, arriva al traversone sul secondo palo, Iaquinta fa la torre e Camoranesi riesce a trovare il pallone ma non la porta, un buon inizio della Juve, 12 minuti 0-0. Camoranesi taglia il campo centralmente, Camoranesi, gli ha fatto spazio Iaquinta, Camoranesi cerca Mauri, uno contro uno, Mauri c'è l'uomo libero a sinistra, lo trova Camoranesi, Marchionni in area di rigore, salvataggio di Kalac. Kakà vuole 1-2, palla di ritorno di Seedorf, Kakà dentro, Inzaghi ancora, Kakà all'interno dell'area di rigore, Buffon con i piedi, Poulsen, va via Poulsen, ancora Poulsen, c'è un blocco, il sinistro, era una clamorosa opportunità per la Juventus, al 36esimo con Poulsen. Il pallone per Inzaghi, era riuscito a staccare bene, forse ha tolto anche la palla dalla testa di Maldini. Iaquinta in profondità, Iaquinta la sua velocità in area di rigore, si coordina con il destro, Kalac non la tiene e Amorino la mette sul fondo. Esce bene il Milan ancora con Zambrotta che poi trova Inzaghi in posizione regolare. Prova ad andare Inzaghi, Buffon lo aspetta, al centro c'è Ambrosini dalla parte opposta, arriva Beckham, Inzaghi alza la testa, vuole Ambrosini, Ambrosini contenuto, Flores! Seedorf! Ottavo gol contro la Juve, 1-0! Camoranesi al centro! Vincenzo! Iaquinta! 1-1! Splendido gol di Iaquinta, di forza! ...29 minuti nel secondo tempo, ancora Pato. Prova ad andare via, Pato, sguscia. Sempre Pato, arriva al traversone, Inzaghi! Pochi secondi prima di uscire, splendida girata al volo di Pippo Inzaghi. Seedorf, Kakà ancora, movimento di Pato, eccolo servito, in area di rigore, si gioca, intervento sulla palla di Retrottaglie secondo l'arbitro, Del Piero, fallo su di lui, giallo per Rosso, giallo e rosso per Favalli. Rivediamo qui, tocca la palla di Retrottaglie. Poi c'è il fallo di... neanche il ritardo, cattivo. Poteva anche evitare la munizione qui. E l'arbitro manda tutti sotto la doccia, dice che può bastare. Milan e Juventus 1-1.